Kolarov Inter. Per la Gazzetta l'affare in chiusura, e questo già mi dà il sacrosanto diritto di sfogarmi. Me lo conferisce proprio in prima persona, perché non è possibile che ogni volta la Roma si trasformi nel supermercato di qualche altra italiana. L'anno scorso il Napoli, quello prima l'Inter, la Juve, tutti quanti vengono a fare spesa da noi e comprano merce a prezzo di saldo. Non è francamente possibile, e non capisco onestamente perché la Roma debba dare via Kolarov. È uno su cui non ci guadagni niente, perché non lo paghi, l'Inter non te lo paga, te lo paga una miseria o non te lo paga proprio per niente. È un giocatore che ancora può dire la sua, che è titolare inamovibile, perché Kolarov ha cambiato tanti allenatori, ha cambiato comunque la Roma Di Francesco, Ranieri e Fonseca, e con tutti e tre è sempre stato titolare inamovibile, nonostante alcune partite sottotono, alcune partite imbarazzanti. È sempre stato titolare inamovibile, perché non lo puoi proprio togliere. È uno con gli attributi, è uno che ha esperienza, è uno che trascina la squadra, è un leader, e quindi io non lo toglierei mai dalla mia Roma, anche se facesse schifo. Non lo toglierei mai, anche perché onestamente le alternative non ci sono. Zappacosta se n'è andato, Spinazzola fa mezzo campionato, ogni volta si rompe, quindi Kolarov deve rimanere. Santon non gioca una partita da 3 anni, quindi deve rimanere Kolarov a tutti i costi, la Roma lo deve blindare. Però sembra che sia in direzione Inter, sembra che sia già sul punto di lasciare Roma per Milano, e mi dispiacerebbe. Ovviamente l'Inter fa un affare grande come una casa, perché lo paghi poco, ti rende bene, ha esperienza in Europa, e questo per conto è fondamentale. Ovviamente conosce bene il campionato, può giocare sia a 3 dietro che nei 5 come esterno di centrocampo, è perfetto per Conte, è proprio il giocatore che a Conte serviva. Ashley Young ha deluso, come vi ho sempre detto, a me non è mai piaciuto, ha deluso gli ultimi 6 mesi che ha giocato all'Inter, più di 6 mesi, però considerando la pausa all'incirca 6 mesi che ha giocato all'Inter. L'Inter non ha più terzini buoni sulla fascia sinistra, Asamoah è finito nel dimenticatoio più totale, quindi Kolarov per l'Inter è un affare, per la Roma molto ma molto meno. Io spero che Kolarov venga blindato, così come spero venga blindato Dzeko e anche Veretout, perché è uno di quei trascinatori leader che devono rimanere a tutti i costi a Roma per costruire un progetto non a lungo termine, però almeno per aiutare la prossima stagione, anche perché un sostituto di Kolarov all'altezza io attualmente non ce l'ho. Vedo Spinazzola, lo stimo, è un ottimo giocatore, ma non puoi fare affidamento per una stagione intera su Spinazzola, che ogni volta è sempre rotto, ha sempre problemi fisici. Poi se è in forma va bene, però tutto il resto del campionato che Spinazzola non gioca, chi lo gioca? Io? Tu? Boh. Quindi secondo me Kolarov deve rimanere, spero con tutto il cuore che rimanga. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, vi ricordo che potete e spero dovete lasciare un mi piace, un commento e anche iscrivervi al canale. Ciao a tutti!